senso elevato, e quindi sono qui perché mi accodo a quello che sta venendo pronunciato dal mio caro amico, e sono completamente d'accordo con lui. Bisogna pensare sia ai lavoratori sia ovviamente all'inquinamento, contro l'inquinamento, perché come si sente anche in tanti luoghi d'Italia, oggi la salute è veramente a rischio ovunque. Grazie. La preoccupazione nostra come Comitato Cittadini Attivi di Montoro, comitato che è nato da pochi mesi, è quello di dimostrare che il problema della salute non è un problema che riguarda soltanto Salerno. Noi questa mattina siamo accomunati dall'idea che se ci mettiamo insieme possiamo fare qualcosa di buono e dimostrare alla politica che i cittadini, quando vogliono qualcosa e vogliono arrivare a un obiettivo, lo possono arrivare. In questo momento siamo insieme al Comitato delle Fonderie Pisano, perché anche a Montoro abbiamo una situazione di salute per i nostri cittadini che è gravissimo, situazioni tumorali spaventose, e chiediamo alle istituzioni di essere presenti, più presenti, perché non siamo cittadini di Serie B. Io sono cittadino di Salerno, ma vivo la città, la comunità di Montoro oramai da anni, e quindi pretendo che i cittadini campani in generale possano finalmente avere un diritto alla salute completo, pieno e totale. Grazie, gentilissimo. Possiamo fare un... Nei giorni scorsi il Codacons ha scelto un'iniziativa forte, quella di denunciare il sindaco proprio sulla questione ambientale. Sì, allora abbiamo denunciato il sindaco per omissione di atti d'ufficio, perché riteniamo che una fabbrica che sversi questi fumi all'interno di una città nella Valle del Lino ovviamente vada immediatamente chiusa. Abbiamo detto anche che il sindaco deve farsi carico dei dipendenti, degli impiegati delle Fonderie Pisano, così come l'amministrazione comunale ha incassato le tasse che spero abbia versato Fonderie Pisano al Comune di Salerno, così adesso deve farsi carico degli oneri conseguenti. Quella della delocalizzazione, l'abbiamo sempre sostenuto, è stata una bufala, perché per costruire un impianto, quando c'è una volontà di intenti comune da parte delle amministrazioni, da parte della società, da parte delle banche, perché poi è necessario anche un finanziamento da parte delle banche, quindi non c'è una volontà, ci vogliono 20 anni per costruire un impianto simile. Ovviamente questa volontà, questi intenti non c'è stata, non si è trovato neanche il terreno, quindi adesso, in attesa di qualsiasi delocalizzazione che poi avverrà nel corso degli anni, in futuro la fabbrica va immediatamente chiusa. Ovviamente il sindaco è responsabile, se non chiude la fabbrica deve necessariamente partire un procedimento penale a suo carico. Abbiamo presentato la denuncia e qui adesso andiamo a verificare in procura il numero del DRG della denuncia stessa e del procedimento a suo carico. Quello delle fonderie non è un problema nuovo, però negli ultimi giorni in particolare avete avuto diverse segnalazioni che arrivavano dai residenti, insomma, che segnalazioni erano? Allora guardi, negli ultimi giorni c'è stata una situazione molto molto allarmante da diversi punti, da diverse parti della città, dal Carmine, da Sala Bagnano, da alcuni quartieri di Baronissi, dalla stazione, ci sono arrivate segnalazioni di questa puzza forte proveniente purtroppo dalle Fonderie Pisano. Quindi a tutt'oggi i residenti di buona parte della città di Salerno, del comune di Pellezzano e Baronissi si ritrovano a dover combattere con questa situazione che sinceramente è diventata molto molto pesante. Ci sono state addirittura delle denunce di alcune mamme della scuola del Giacomo Costa e di alcuni residenti di Fratte. È una situazione insostenibile, le istituzioni devono rendersi conto che avanti così non si può andare. Abbiamo tanti bambini, la scuola Medaglie d'Oro, la scuola Tasso, la mattina non si respira. Noi siamo qui per protestare, perché ancora una volta c'è silenzio da parte delle istituzioni. Siamo ancora in attesa di capire questi suoli, di capire la proprietà cosa vuole fare. Sinceramente qui si tratta della salute di tante tante persone. Intanto siete tornati però dai carabinieri. Sì, noi stiamo provvedendo a raccogliere altre firme che poi consegneremo in procura. Le denunce ci sono e aumentano, e questo è il chiaro segnale che purtroppo il problema continua ad esistere, e ad esistere anche in maniera assai forte. È un vero dramma. Purtroppo ormai quello delle fonderie è un problema annoso della nostra città, ma è la conseguenza di una politica indifferente, una politica forte con i deboli e debole con i forti. Non si tutelano gli ultimi, non si tutela la salute. Sono qui a dare il mio conforto, però purtroppo chi ci governa in quel palazzo non degna neanche questa povera gente di una parola di conforto, ma di azioni concrete.
basta chiacchiere, ci vogliono risultati, purtroppo non se ne vedono. Presidente, siamo ancora qui a manifestare per chiedere un provvedimento sulle fonderie, nel frattempo però non si vede nulla, non si muove nulla. Infatti noi siamo qui a manifestare per sottolineare, di fronte a una città che sembra non accorgersi di quello che da tanti anni accade, sottolineare che chi ha la responsabilità non riconosce di averla, perché sostanzialmente è questo il problema, di non riconoscere di avere da parte delle autorità preposte l'esigenza e il dovere di intervenire in una situazione come questa. La scelta di un presidio non casuale, quello del Genio Civile, sede istituzionale di rappresentanza della Regione Campania, che cosa chiedete al governatore De Luca in particolare? Innanzitutto di essere incontrati, è un dovere da parte di De Luca incontrare i cittadini che soffrono e vengono avvelenati da decenni grazie alla politica complice di un imprenditore disonesto come Pisano, e ai rallentamenti, ai silenzi, agli atti di dilatazione dei tempi all'infinito, come sta facendo oggi la Regione Campania, che doveva entro 180 giorni dire se la via, la valutazione di impatto ambientale, la poteva o no concedere a Pisano. Non la poteva concedere, ne siamo sicuri. Ebbene, stanno perdendo da un anno e mezzo tempo su questa vicenda, senza dare la via, senza dire che non si può dare, e quindi permettendo a Pisano di continuare ad avvelenare la popolazione di Salerno, Baronissi e Pellezzano, di continuare a farlo senza avere le dovute e le necessarie autorizzazioni per essere aperti. Noi abbiamo una speranza nel cuore, che è quella che ci ha dato la Cassazione, la Suprema Corte, che il 28 settembre ha annullato il provvedimento con cui si riapriva la fabbrica dopo 6 mesi di sequestro preventivo. Siamo convinti che la Procura riuscirà a inchiodare e a chiudere definitivamente la fabbrica, ma ci aspettavamo e ci aspettiamo che la politica faccia il suo dovere. Non è possibile che intervenga sempre solo la magistratura, che giustamente, come dice il procuratore Lembo, interviene dopo che il reato si è consumato, quindi dopo che i danni sono stati realizzati, e la politica, come quella rappresentata da Vincenzo De Luca, governatore e sindaco per 20 anni di Salerno, non faccia il suo dovere. Vogliamo essere incontrati, chiediamo un incontro. Se non lo farà, se oggi non verrà qua e non lo farà, a questo punto noi organizzeremo incontri, manifestazioni, presidi ovunque lui andrà, perché deve ascoltare il grido di dolore della Valle dell'Irno. La Napoli qui a sostegno di una battaglia che non è più solo di Salerno contro le fonderie. No, certo, è, diciamo, la devastazione ambientale in regione è un processo sistematico, nel senso è ben organizzato dalle industrie inquinanti alla mala gestione dei rifiuti urbani e industriali. È una regione di tutti i cittadini che, nonostante le accuse, no, che spesso vengono rivolte di nimbismo, no, ci dicono che scendiamo in piazza solo quando il problema riguarda noi stessi, noi oggi siamo qui in sostegno dei comitati di Salerno, perché appunto pensiamo che più che dividere le battaglie dal punto di vista territoriale, ci sia una divisione che guarda, che mette da un lato chi specula sulle nostre vite e sul nostro ambiente, e dall'altro i cittadini che pagano il prezzo pesante della devastazione ambientale, che sono tutti quei cittadini che dalla loro terra non se ne vogliono andare, non se ne possono andare, che sono costretti a vivere a contatto con fonti di inquinamento di terra, acqua, aria, continuamente in maniera costante. Bene, quindi noi oggi siamo qui a Salerno per oltre a dare sostegno ai comitati locali, siamo qui per rivolgere delle domande al governatore De Luca, che pare che anche questa volta stia fugando l'incontro con i cittadini, non presentandosi. Noi vogliamo chiedere al governatore De Luca come mai, se la regione Campania a sua detta è la regione più ambientalista d'Italia, il centro di compostaggio che lui prende a modello per la buona gestione dei rifiuti urbani non funziona per niente. Perché per quell'impianto sono stati spesi 25 milioni di euro quando in media in Europa costa 6, massimo 7 milioni di euro? Perché i cittadini di Salerno, i cittadini della regione devono continuare ad avere tasse dei rifiuti altissime perché non sono in grado di gestire, oppure si fanno affari con dei privati sulla gestione dei rifiuti? Queste sono le domande. Le risposte che otteniamo sono sempre insufficienti. Basta pensare
pensare a quello che succede oggi a Bellona, diciamo al lato dell'ex sito di trasferimento di rifiuti speciali dell'Ilside. Bene, diciamo l'ex sito di trasferenza è andato a fuoco quest'estate. Diciamo da due o tre mesi si chiede un incontro, i cittadini chiedono un incontro con la regione Campania. Nessuna risposta è stata data in questi termini. L'unica soluzione che si è trovata l'hanno trovata i cittadini stessi, ma nel senso che se ne sono andati, hanno fatto la colletta e le persone che erano degli anziani che vivevano intorno all'ex sito di trasferenza sono stati trasferiti, nel senso che si hanno inviato in affitto un'altra casa. Bene, allora se devono essere queste le risposte che i cittadini devono trovare da soli, che se ne vadano a casa i nostri governanti.